Eccoli qua, il Mad Max. Aspetta che accendiamo il Jensen, il Falcon X, il Millennium Falcon. Dai, facciamo un discorso velocissimo su tutto, dato che abbiamo tante cose da dire. Innanzitutto, Mad Dog, grazie per quando parli e dire siamo in 1006. Mi fa capire che ci tenete tantissimo e queste sono cose che non hanno prezzo. Che cosa c'è sul panorama? Mi dice, mi sembra sempre in rush. Mi dice, che cosa c'è? Parlaci dei finti influencer, ma ormai li stiamo squartando, li stiamo scannando. C'è Wallace che ormai mi fate notare che fa meno visualizzazioni di uno che ha 40 volte meno i suoi dei suoi follower. Commenti sono inesistenti. Oggi ho visto una roba raccapricciante, proprio Wallace non può fare un passo senza vedere quello che io faccio. Difatti mette Kenshiro nei suoi prodotti da vendere, lui messo da Kenshiro, lui che vende schede con pezzi di corpo di altre persone. Non staccheranno mai loro queste TRT o questi, come li chiamano loro, Blast Cruise di quell'altro impazzito. Quando prende, oggi ho preso un cagnolino per cercare di fare qualche cosa, lo faccio da 8 mesi, ma l'originalità voi non sarete mai come me, perché io non devo costruire niente, perché io non devo vendere niente, e se dovessi mai vendere qualche cosa venderei solo qualche cosa che è giusta e vera. E quando ho visto quel cagnolino preso e manipolato come fosse il suo pene, minchia, lo stava strizzando. Cagnolino, povero Cristo, chiaramente bassotto, razza apprezzata tantissimo dai militari, i nazisti e tutte le persone che hanno a che fare comunque con un esercito. C'è il lupo e il bassotto. Questo bassotto che si gira, che dice, che cazzo mi stai facendo? Mi stai scotennando. Prende, poi a un certo punto lo appoggia, fa vedere che lui ama gli animali. Ha bisogno di consensi. Ormai Wallace, come dice Rashoy, è finito. Ma non ti preoccupare che con quella torta di compleanno che abbiamo probabilmente gli daremo un calcio in culo extra. Di che cosa parlare fondamentalmente? Dennis Callà si sta allenando col 14enne più grande del mondo, grande più o meno come un gormito. Però lui ha comprato in confezione normale, in confezione singola, non a risparmio, al gusto di cloaca e puffo, cloaca di Calcutta e puffo, e di conseguenza domani si sfiderà, mentre pesa 157 kg, con l'infante col pannolino più grosso d'Italia. Che cazzo ne so, ogni tanto ci si inventa qualche cosa, bisogna inventare qualcosa. Che le idee non ci sono, da raccontare non c'è un cazzo, e di conseguenza uno non può avere uno schema o ricordarsi qualche cosa da solo per avere una cosa in testa che funziona per 20 minuti, un pensiero che porti da qualche parte. Il profeta inizia, innanzitutto salutiamo Flavia Raponi, se non sbaglio si fa seguire adesso da Giuseppe Romano, mi hanno suggerito Marco, mi suggerisce, dice, ma se non sbaglio qualche atleta Giuseppe Romano è già passato a miglior vita, se non sbaglio sì, e giustamente tu mi dici che Eugenio aveva già toccato questo argomento, bene, toccheremo anche quello. È un mondo di pazzi dove tutti quanti vogliono il titolo di coach. Aspettiamo che, aspetta che c'è anche per Giants, c'è anche per te 5 minuti, poi togliamo diciamo la spina e magari andiamo a parlare qualcosa che interessa di più. Cosa c'è sul panorama? Sul panorama c'è il profeta che al secondo 09 ci mostra lo sfacelo di una persona che continua a mangiare con questa dieta ultra che è flessibile. Questo non è un flessibile, questo è il flessibile, se l'è mangiato lui con tutta la spina. E abbiamo un disastro, ginocchia che toccano, delle panze tremende, non ci sono assolutamente proporzioni.
attaccata sotto un mare di merda, un petto che non si lavora perché si pensa a fare, non lo so come possono avere, ma difatti i follower si comprano. Ancora sono grato della tua frase, Dog, e tu mi dici: ma tu cacchio sei uno dei pochi che risponde invece di fare pagare ogni tipo di cosa. Insomma, ci sono, sarò un coglione, penso di essere un coglione, difatti sono un unico giro in panna. Però se una persona mi dice io secondo me, come fai a non rispondi? Però c'è la legge di mercato, mi spiegava ai tempi Coppa, non devi rispondere a tutti quelli che ti rompono il cazzo, sennò non farai la lira. Da una parte c'è chi se ne approfitta tanto, ma da una parte poi fa piacere sapere che comunque ci si sente comunità e si parla ognuno con l'altro come se fosse davvero un esercito. Adesso, a parte le stronzate di eserciti, coglionate, spartani, stiamo scherzando, però le verità sono quelle. Il pensiero deve essere unico, ci deve essere una sorta di... Ma difatti mi piace quando gli schieraggini o la gente che sta dietro a Poliandri comunque difende il proprio maestro con tutte le stronzate che dica o no, perché fa parte di, comunque, di una cosa buona. No, Poliandri un po' che non lo sento, ha fatto un video dove adesso si sta concentrando, dove suo fratello lo riprende perché è l'unica persona che lo può sopportare. So che stai chiedendo di me in giro, nel senso buono, cioè, ma come mai Massimo non mi rompe più il cazzo? Perché trovo inutile rompere i coglioni una persona che si vuole autocerebrale, sempre autocerebrare come l'unico banchista di sto cazzo di mondo. Abbiamo fatto discussioni anche con i miei 190 per 8, 195 per 8 colpe, che i primi c'è lo stop, non siamo powerlifter, non ce ne frega un cazzo e non ci interessa se una banda di ragazzini si sta divertendo a fare punk, a fare hype, venga presa per il culo in tutti i modi da una persona come te, che comunque abbiamo già parlato in privato tante di quelle volte, hai i valori di un macaco dentro il cuore. Comunque non stiamo a tirar fuori cose, perché poi tocca sentire anche lui come i Giants coach in privato a rompermi il cazzo, poi si preoccupa se mi sono arrabbiato. E coach tutta la vita, forever coach. Quando una persona ha 30 anni, Gaetano, ti chiamo come ti chiami, Gaetano, che ti faccio prima, che non riesco a... Giants, lo so pronunciare. Mares, quando vedi le mie storie, se per sbaglio ti sembra che l'italiano non sia buono, detto da te o da Raponi, è come bestemmiare. Il mio italiano è perfetto. Poi le storie le fa la mia vicina di casa che ha 17 anni. Ciao Shanti, grazie. Capita che magari nel parlare ci metta anche del suo. Insomma, detto da una persona che ormai... Eugenio, come lo chiami? Sbrodolino, non riesce neanche a mangiare tenendo liquami in bocca. E quando parla comunque penso che la muscolatura non riesca neanche a sopportare la fonetica. Te l'ho detto, il logopedista doveva prenderlo la mamma già da tempo fa, invece di fare le diete flessibili insieme a te. Anche tu mi rompi le palle la sera. E che cazzo, sono diventato un must. Gente che mi chiama con 20.000 follow, guardami le visualizzazioni su YouTube, le tue visualizzazioni su YouTube fanno cagare, Mares, e dopo un paio di calci nel culo che prenderai tra un po'. Ma sempre a livello tecnico, non personale, tu vai sul personale, continui a chiamarmi in una certa maniera che non mi piace e mi dà fastidio, però giustamente non mi hai conosciuto, di conseguenza ti permette di parlare come un ragazzino che sei. Avremo modo di parlare, avremo modo di spiegarci, tutto nella tranquillità. E Giants, ti pregherei, se vuoi fare un confronto con me, lo facciamo live. Continuare a massacrarmi di messaggi, tu che hai tutti quei seguiti e mi fai pesare come tante altre all'inizio facevano pesare, che i seguiti erano importanti per non cagare questa cosa così piccola, che però vi sta dando tanto di quel filo da torcere. Diciamo che il male si nasconde in ciò che è misero. Sai come si fa a morire con una carie? Basta trascurarla, non avere un dottore di fianco, e dalla carie si passa alla setticemia. Quando poi tutto il nervo
nervo trigemino infiammato, l'occhio ti sta schizzando fuori, si parla di setticemia e ciao, ma com'è nata la carie di merda? Il male si nasconde in ciò che è misero. Quando tu mi parli di trasformazioni o mi metti in paragone a Igor, io lì finisco la mia conversazione. Una persona che a 30 anni si erge come tutti quanti a coach, dottore, per cui a pazienti, roba del genere, mi fa venire da ridere. Persone che poi hanno, non vogliono questi con patologie, non sanno trattarle. Non vogliono quelli con gli infortuni, perché non sanno trattarli. Non voglio questo che è sovrappeso in... perché non sai trattare il testosterone in eccesso. Non hai 50 anni, non l'hai viste sulla pelle della gente, non l'hai provate su di te. Di conseguenza non puoi, hai una piccola fetta alla quale puoi fare. Le trasformazioni, questo è un altro capitolo, Gaetano, le trasformazioni sono delle mere stronzate. Io non le metto le trasformazioni perché mi sembra una presa per il culo. Mi sembra una presa per il culo. Io sto allenando pochi, soprattutto uno, prima c'era anche Lucchino, che è Marco, che sta utilizzando un certo sistema più corto di tempo possibile, che dà a lui che sta lavorando ed è più di quarantenne soddisfazioni che io ho dovuto dirgli puoi fare una gara natural, secondo me, ma natural vero, perché cambiare qualcuno con steroidi è un attimo, farlo cambiare di forma è un secondo, farlo da natural con gli blocchi della natura è un cazzo di casino. Ora, se mi posso permettere, hai un braccio differente a me, molto differente, il destro per quanto è la fotografia, poi non sbaglio, ha, mi sembra, una tricipite molto più grande del sinistro, non penso che sia l'effetto del tatuaggio. Hai una ginecomastia lato cuore, classica sempre, dove si accumula più grasso, che è bella prominente, curala, non lasciarla andare avanti. A parte essere 20 kg per tutto l'anno in più, essere tirato per poco tempo l'anno, per pochissime fotografie, ho notato anche su dei tuoi, su tuoi clienti, di cui mi fai notare la trasformazione e dici sotto bisognerebbe parlare di più di questo ragazzo, delle belle ginecomastie che si notano appena appena. Per cui non tiriamo fuori le trasformazioni sotto prodotti, perché sono un cretino potrebbe farlo, anche sbagliando da cucchiaio. Quella ginecomastia lì, perché probabilmente, essendo anche una persona non ricettiva nella fattispecie, ma sensibile a certi prodotti, probabilmente l'hai montata anche male. Se sono 9 anni che ti alleni, di cui magari 2 hai provato ad allenarti per i cazzi suoi, per la densità che hai, e 7 avrai fatto protocolli chimici, come li chiamate voi, non puoi paragonarti. Non è che dici Massimo tu sei più grosso, di conseguenza devi parlare. Io ho staccato tutto. Più grosso magari sei tu, più alto sei tu, più pesante sei tu. Però dopo ti faccio vedere come si fa a mantenere un po' di fibre che rimangono lì per sempre. Per sempre ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole un metodo, ci vuole un allenamento, ci vuole il fottuto cedimento. Sai come ti ho conosciuto io? Inutile che mi fai vedere i commenti dei tuoi ragazzi, che saranno affezionati a quello che tu dici, perché se io ti ho conosciuto tramite il commento dei miei ragazzi, soprattutto uno, Rascioio appunto, che mi dice Massimo, guarda sto Cristiano, fa un piramidale dove è su, un piramidale, qui già è comico, dove su 5 serie, 4 sono una pippa e 1 è una serie che secondo lui dovrebbe andare a failure, a cedimento. Adesso andiamo sul tecnicismo, così dopo la finiamo. Fino a quando dirai minchiate, sarai bacchettato come tutti. Quando scoprirò un'altra castroneria detta da un'altra persona che fa il coach, tu non vendi niente, ma io non vendo niente. Poi è sbagliato parlare di altre persone. Quando uno parla con te e ti contesta qualche cosa, tecnicamente e senza usare epiteti né che cosa, non bisogna tirare fuori altre persone. Questa è una cosa che
dovresti occuparti di altri, questi sono cazzi miei. Se una persona durante, e lo ripeto per la persona che ha fatto quel commento, se una persona ha deciso di allenarsi, ha deciso di creare uno stress, una distruzione, una riparazione e del lattato, il lattato, ragazzi, ieri sera c'è stato Marco PT che ha tirato fuori questo discorso a livello tecnico, scientifico, da una persona che tra l'altro è anche laureata, non ha esperienza nel bodybuilding, ma si allena in una maniera particolare. Marco, per essere molto grosso, perché naturalmente molto grosso, Marco non deve staccare farmaci per prendersi 15 kg mandati a fanculo. Si allena con un'intensità, nonostante il bulgaro e il numero di ripetizioni siano inferiori, molto vicino alla mia, che è al limite, perché raccoglie più lattato. Da naturali chiaramente va abbassata questa cosa, ci siamo allenati insieme. A Marco ho dato dei piccoli consigli, Marco ha dato le sue idee a me, che avevo già capito, però molte volte Marco è andato, probabilmente anche per una sorta di così territorio inesplorato. Marco mi dà molta retta, mi ascolta tantissimo, per me è come un fratello minore, e ha provato anche a utilizzare carichi importanti, se non sbaglio 160 kg, se non dico una cagata, 150 kg per 6 ripetizioni, per cui oltre a essere molto forte, ve lo dico da uno che fa panche da una vita, ho fatto squat pesantissime, presse impressionanti, indicibili, i miei manubri sono, ho fatto anche 100 kg di sbar, cioè Marco è molto molto forte, e quando ha cominciato secondo me a utilizzare quella ripetizione in più usando lo stesso carico, è lì che ha fatto un salto di qualità. Ricordo un salto di qualità di Marco di qualche mese fa, dove è dovuto stare fermo, io gli ho detto, ho consigliato, oltre che doveva stare fermo per forza, di stare fermo in quanto riprendere le forze, perché lui è un kamikaze metodico. Molte volte, come dico anche sempre a Marco, quando vi state allenando, la chiave è lo stress durante la ripetizione, durante lo sforzo, che deve essere abbastanza breve, massimo 12 ripetizioni per muscolo piccolo, un allenamento di 40 minuti perché poi va in catabolismo naturalmente, e dopo quella cosa lì non c'è il pasto flessibile, c'è il pasto flessibile se vuoi comunque non essere, ma vuoi essere pesante o stai facendo un altro tipo, tu puoi mangiare tutto quello che vuoi, profiterol, merda fritta panata, devi fare conto sul tuo modo di mettere grasso. Poi la vita è bella, il bodybuilding non è fine, è finito, allenatevi per stare bene, per essere forti, per essere più belli, per essere più belli, non per essere magari più tondi. Poi ognuno sceglie il modo in cui vuole gestirsi. È bello il vino, va nella giusta moderazione. Io per esempio non sono mai stato ubriaco in vita mia. È bello il dolce, è bello tutto quello che è buono, in realtà fa male, nel senso che mangiare 2 kg di tiramisù non è come mangiare 2 kg di pasta, nel senso che poi quello è un tipo di carboidrato, quello è uno zucchero super ultra raffinato, chi è persona portata per mettere merda addosso, con cazzi suoi. Farlo più volte al giorno, tra l'altro alla Mares, porta anche delle patologie, per cui è inutile andare avanti delle solite cazzate, le solite cose, ci sarà tempo. Adesso torna il K e ci dedicheremo a lucidarci le tomaie delle scarpe per dare sacrosanti calci nel culo a tutti questi guru, dottori e tutto il resto. Io non mi ergo a dottore perché purtroppo non lo sono, ho studiato tanto per quanto riguarda volumi, patologie, mi interessano i casi clinici. Molte volte mi telefono delle persone che sono anche in TRT, stanno per andare in TRT, vogliono uscire dalla TRT, e mi occupo, non essendo nessuno, chiedendo poi a lui di chiedere al suo medico conferma, e il medico molte volte non sa che cosa vuol dire ipogonadismo da,
e perché. Tendono a dare una cura, ma non dire il perché l'hai avuto. Molte volte una persona, come stavo parlando adesso con Giovanni, ciao Gio, stai tranquillo che le cose si risolvono, che l'ipogonadismo o un abbassamento o avere un testosterone che è da tot, innanzitutto la scala di riferimento, non potete prendere una scala di riferimento da 1 a 5, 2 sono nella merda, no, ci sono dei casi in cui il testosterone non è né a metà ma è un po' di meno e una persona ci vive alla grande, per cui anche la scala di riferimento di chi ti fa l'esame, quale apparecchiatura è stata usata, non è una stronzata, è importante. Le scale di riferimento cambiano tutto, ho sentito 8, 50, 1, 2, 10, le ho sentite tutte. Di conseguenza, se, e non sono un dottore, non mi ergo dottore, non voglio pazienti, ma ti do il consiglio che deve essere confutato dal tuo medico, perché se fossi medico te lo direi io. Se una persona soffre di ipogonadismo, e adesso parliamo anche della cazzo di glicemia, e ha un testosterone sì basso su una scala da, però non da giustificare né l'età né la depressione, allora questo, e non hai mai fatto cura, che cosa fai? Ci sono tre strade. Se tu vai da, ma io ho consultato tutti quelli del canale, compresi quelli, mi ha fatto tutti i nomi di tutti quanti che hanno quelli, soprattutto che hanno i pazienti, Gesù. Aveva ragione Paniccia, siamo tutti coach e tutti dottori. Problema che non ha studiato nessuno e non l'ha vissuto nessuno. Per cui Giants ha 31 anni, chiudi la bocca. E cosa si sta dicendo? Si va a eliminazione, si va a. Non all'eliminazione o a tentativi come se fosse una cavia. Non do fertilizzanti alla gente io come Igor. Se non hai mai usato nulla, se comunque hai un ipogonadismo che non è giustificato per l'età e per tutto quanto, come terza opzione, cosa ti posso dire? Può essere un discorso creato da qualche cosa che impedisce il funzionamento. Fai una radiografia, fai altri esami, potrebbe essere anche qualche cosa, una lesione, un tumore che evita che tu vada in TRT per tutta la vita. Altri che sono già in TRT, io sconsiglio il TRT, e se siete poco che siete in TRT, scalate fine post ciclo e cominciate la vostra vita senza il farmaco, perché poi state attaccato a un farmaco rispetto a chi invece è sotto e fa e vive così senza aver progressi, ma vive per star bene, anche perché un farmaco è sempre cancerogeno. Dette queste cose, secondo me abbiamo detto tutto. Piccolo capitolo dell'insulina, così vi faccio un'ampia rassegna. Per oggi penso che calci in culo l'abbiamo finiti e un po' di sapere ai miei, ma a tutti gli altri, anche i tuoi Giants Coach, anche i tuoi, gli occhi non dobbiamo aprirli noi delle altre persone, li devono aprire loro stessi. Morale della favola: uno, si consiglia la glicemia, la glicosilata, emoglobina glicata, deve stare dentro un certo range, che di solito è 5. Quando si è appena fuori, vuol dire che qualche cosa si sta facendo male, si sta consumando troppo cibo, e troppo cibo che contiene zucchero, per cui carboidrati e tutto il resto. Ecco perché dico, quando dovete diventare grossi, il metodo non è la buffata. Dopo vedo di farvi vedere qualche cosa, vediamo se è rimasto qualcosa attaccato da uno che ha staccato da 4 mesi e si allena quando cazzo può. Purtroppo Novax, uno fa una scelta nel rispetto di tutti gli altri, per cui cerco di stare per i cazzi miei, non invado spazi degli altri, come non voglio essere, disturbato me. Ciao ragazzi!